sti cazzi che batti. Anche la ricezione. 4-3. Vabbè, sei in campo, sei in campo. Ok, 5-3. Ha ricevuto perfettamente, io no, ho fatto di merda, ma ero palli mezzo. Quanto stiamo? Ti do il 5 pali. Ok. No, grande giuzio. A me, non occorre che sia così alto l'alzato, soprattutto perché lui c'ha una buonissima mano. Più la palla gli casca dall'alto, più per lui con la gestualità c'ha difficoltà, perché la palla è più pesante. Tu tieni una palla morbida. 6-5. Devi evitare questo. Questo in alzato lo devi evitare. Se lo fai in difesa, ricevi questo. Piatto, salto. 7-5. Scusa Berna, non volevo essere così preciso da ginocchio. Perdonami. 8-5. Cambio lato per entrambe le squadre. Di battuta. No, solo cambio lato di battuta. Cazzi. 9-5. No, tocca a te. C'avevo davanti Pietro, colpa sua. 3-3, bravissimo. 10-5, te la fa loro. 11-5, non pensare no, ho sbagliato, pensaci mai di qualcosa per attaccare in modo da metterti in difficoltà, se no è sempre tutto a random. 11-5. Era una buona idea, ma è stato 4 ore prima. 12-5. Un tie break a senso unico. Bravo, bella rete, bravo. Una buona soluzione, va bene, meno questo. 13-5. Mo, però muoviti, non stare in mezzo al campo con le gambe piene. Scegli una posizione, tienila. Okay. Scusate. 13-5. Match point. Buono.
buono, buono, buono. 7-14. Bravo, la riccia è alzata, buona. L'attacco, bravo. Se cercavi le mani. Mi raccomando, di... non la mettere mai in fase di gioco. Cioè, qua va bene, lo apprezziamo, però. È un federale, mai, mai. Negare anche l'evidenza. C'è sul video. No, però. Per favore, ribatti, non possiamo concludere così. Per favore. Stiamo parlando. Questo non ce lo possiamo fare. Stop!